Bentrovati a tutti i genitori, bentrovati a tutti coloro che vogliono conoscere la nostra scuola. Siamo l'Istituto Comprensivo Regina Elena di Roma, un istituto storico in quanto è presente sul nostro territorio, che è il territorio del primo municipio da tantissimi anni. Finalmente, dopo un lungo periodo di pandemia, siamo di nuovo una scuola che può riprendere tutto quello che è il suo vero obiettivo, che è legato a tanti progetti che aiutano bambini e ragazzi a potersi inserire proficuamente e soprattutto con interesse e motivazione nella nostra scuola. La scuola spazia veramente tra progetti legati alle competenze europee, alle competenze matematiche, alle competenze ovviamente linguistiche, competenze fatte in chiave propositiva sia per i docenti che per gli studenti. La nostra scuola ha tre settori: un settore dell'infanzia, un settore della primaria e un settore della secondaria di primo grado, dove abbiamo anche una classe a indirizzo musicale. Quindi accogliamo il bambino a 3 anni e lo riconsegniamo, mi piace dirlo così, ai genitori a 14 anni, quando è in grado di affrontare con più autonomia gli studi delle scuole superiori. Le sezioni della scuola dell'infanzia sono organizzate con una cura particolare rispetto all'ambiente. Infatti in ogni classe troveremo delle attività predisposte a seconda dell'età del bambino. Il materiale Montessori è il nostro alleato più prezioso in quanto fornisce materiale sensoriale, materiale di botanica, di geografia, del linguaggio, di mente matematica e grafico pittorico. Viene data al bambino la possibilità di scoprire l'ambiente, di diventare padrone dell'ambiente attraverso l'utilizzo di questi materiali. La cosa più importante è che il bambino stesso sceglie l'attività che è più consona per lui in quel momento rispetto alla sua necessità d'apprendimento. Questo è il segreto della scuola Montessori, che fa sì che i bambini in piena autonomia, in un ambiente sereno, riescano a svolgere le loro attività scegliendole in maniera precisa. E gli spazi che utilizziamo oltre all'aula sono diversi. Abbiamo il teatro, che utilizziamo soprattutto durante le recite del Natale e gli eventi di fine anno. Abbiamo una biblioteca dove svolgiamo un progetto di lettura, una palestra dove una volta a settimana facciamo attività di psicomotricità, il nostro cortile del quale i bambini usufruiscono giornalmente e nel quale quest'anno per la prima volta abbiamo organizzato un orto, quindi giornalmente i bambini si prendono cura dell'orto, i prodotti dell'orto poi vengono raccolti e cucinati dalla nostra mensa. Un'altra attività che svolgiamo in continuità con la scuola primaria sono le uscite didattiche. Noi abbiamo vicino a noi Villa Borghese, quindi utilizziamo spesso la villa proprio per fare attività di integrazione dei progetti del POF in continuità con la scuola primaria. Mentre con la scuola secondaria partecipiamo al laboratorio scientifico. I bambini dell'infanzia sono accolti dai bambini della media e con loro fanno esperimenti. Il motto di Maria Montessori è "aiutami a fare da solo". Noi siamo qui per aiutare i vostri bimbi a crescere in maniera autonoma e consapevole. Vi aspettiamo. Una scuola deve essere sentita, deve essere vissuta, ma soprattutto deve essere vissuto il bello della nostra scuola. Quindi vi invitiamo a venirla a visitare, a prendere contatti con la nostra segreteria e con le docenti che sono a vostra disposizione per darvi tutti i chiarimenti. Vi aspetto per avere un contatto più diretto, visto che finalmente possiamo incontrarci in presenza.